Buongiorno a tutti, beati voi che siete ad Arezzo. Comunque c'è una buona notizia da Firenze, e cioè che ieri si è svolto l'ultimo consiglio comunale. E naturalmente ci si aspetta sempre che ci sia un cambiamento in meglio. Dopo 10 anni con lo stesso sindaco, magari può darsi che il prossimo sia migliore, chissà. Vogliamo fare uno sforzo di ottimismo? In realtà non siamo in grado di essere precisi, ma vogliamo essere ottimisti. Ieri la seduta al Consiglio Comunale in Palazzo Vecchio a Firenze sembra si sia svolta all'insegna di una certa minimale emozione. Il sindaco Domenici uscente stava persino sorridendo, per cui la notizia non è da poco conto. Abbiamo molte notizie drammatiche invece dal mondo. Tra il maltempo in Italia e la influenza suina, che ormai ha portato a 152 le vittime in Messico, e svariate altre notizie piuttosto agghiaccianti, non c'è da stare troppo allegri. Divertente comunque l'idea che si potesse far volare l'Air Force One su New York a bassissima quota senza che nessuno si allarmasse, e infatti si sono allarmati talmente tanto che i newyorkesi hanno persino evacuato alcuni grattacieli. Questa cosa è un po' all'italiana, diciamo. Avevano avvertito le autorità, ma le autorità non avevano avvertito i cittadini, per cui c'è stato un terrore, un panico totale nella città statunitense per un servizio fotografico sull'aereo presidenziale. Pensate un po'. Intanto il sindaco dell'Aquila non ha ancora deciso, ci credo, insomma, è un po' di senso di responsabilità, almeno lui sembra che ce l'abbia, di firmare il rientro dei cittadini all'interno delle case, per coloro che hanno case, che hanno case ancora agibili, cioè che dovrebbero essere appunto agibili. Si vede che non sono poi troppo sicuri. Pensate che quest'anno, per la prima volta dal dopoguerra, il dopoguerra vuol dire 1945, è calato il numero dei morti sul lavoro. Questo significa, letto al rovescio, che dal 1945 a oggi tutti gli anni i morti sul lavoro in Italia aumentavano. Quest'anno sono calati di alcune migliaia, però sono rimaste circa 1200 casi di morte sul lavoro all'anno. Pensate, è una strage, un massacro che tutti gli anni si compie. Si chiamano morti bianche perché sono morti non ufficialmente frutto di violenza, ma probabilmente non garantire la sicurezza sul lavoro agli operai e ai lavoratori in generale non significa solo essere profondamente crudeli, ma probabilmente anche operare una notevole violenza ai danni di chi non ha altra scelta, perché comunque bisogna andare a lavorare per i fortunati che ancora hanno un lavoro. Veniamo all'ultima notiziola che mi sembra interessante. Sapete la Cecenia, quel paese che io definirei sconosciuto agli italiani. La guerra in Cecenia è una delle guerre che ha interessato meno gli italiani di destra, di sinistra e di centro nella storia del mondo. Ecco, sembra che ci siano rivelazioni di due militari dei corpi speciali dell'esercito russo, i quali parlano di polverizzare, di aver polverizzato il nemico ceceno con l'esplosivo. Ci sono addirittura cadaveri che sarebbero stati fatti saltare in aria dopo le torture, e le torture stesse sono state spesso anche filmate. Una guerra, quella della Cecenia, che non ricordate, che è dal 1999, si è trascinata dal 1999, che Putin, il Cremlino, Medvedev hanno dichiarato chiusa nei scorsi giorni, ritirando le truppe federali, ma che sembra in realtà che non sia poi del tutto chiusa, perché se nelle città cecene a Grozny la tranquillità, chiamiamola così, sembra ritornata, sulle montagne sembra che si stia ancora combattendo. D'altronde i ceceni sono un altro osso duro
nessuno è mai riuscito davvero a domesticarli al volere di stranieri. Comunque queste confessioni sono paragonabili a quelle probabilmente di guerra, per esempio irachena, riguardo al carcere di Abu Ghraib, riguardo alle torture, agli interrogatori tortura praticati, che proprio in questi giorni vengono confermati e vengono messi sotto accusa, praticati dall'esercito americano sui sospetti terroristi. Ma la fortuna dell'esercito russo e del Cremlino è che queste confessioni non avranno affatto l'eco che hanno quelle rivelazioni riguardo all'esercito americano. Diciamo che sono molto più fortunati, perché il mondo in realtà dell'esercito russo, i pacifisti internazionali e anche i governi in realtà si occupano molto molto meno, anzi proprio i dittatori, che in genere si scagliano contro le violenze perpetrate dagli Stati Uniti in certe occasioni, nel caso della Russia tacciono. Molti infatti hanno grosse convenienze a tacere. Questo è tutto, vi do la linea di nuovo a Radio Wave International, buona giornata da Claudio Gherardini.